Sono Gian Nicola Libardi, selezionatore del catalogo Spirits di Proposta Vini. Oggi parliamo del sakè, questa bellissima bevanda del Sol Levante, e cercheremo di capire delle piccole nozioni semplici per addentrarci un pochettino in quello che è questo fantastico mondo molto interessante. Allora, il sakè non è un distillato, ma è un fermentato di riso. E quindi un fermentato come può essere il vino o anche la birra. Ha una gradazione media che si aggira dai 15 ai 22 gradi circa, gradi alcolici chiaramente, e dà il meglio di sé quando noi facciamo un aperitivo o durante il pasto per pasteggiare. Si abbina molto molto bene a tutte le pietanze. Questa è una cosa molto bella da sapere, perché proprio anche nei ristoranti di un certo livello è molto bello fare degli abbinamenti sul sakè, che può accompagnare dei pesci o dei formaggi o un sacco di piatti in maniera molto bella. Come segreto vi potrei suggerire: provate a immaginare il sakè come il riso e pensate quanto il riso è abbinabile a tantissimi piatti. E il sakè va servito tendenzialmente in calice, nei nostri classici calici da vino, e la dose di servizio si aggira intorno agli 8 cl, quindi leggermente meno di un bicchiere di vino, anche per via della sua gradazione alcolica. Alcune nozioni interessanti sul sakè possono essere quella di specificare, le varie categorie. Ci sono due categorie principali, i Junmai e i non Junmai. Junmai tendenzialmente significa puro vino di riso, significa che non si aggiunge ulteriore alcol, ma c'è solo l'alcol ottenuto dalla fermentazione. In queste due categorie ci sono tre sottocategorie che definiscono un po' la tipologia del sakè. Qui ci soffermiamo un po' su una cosa specifica, e le differenze dipendono dalla lievigatura o sbramatura del chicco di riso. Allora, se noi ci immaginiamo un chicco di riso intero, più questo chicco viene lievigato e resta solo la parte centrale, più il sakè assumerà delle note fruttate e floreali che si avvicinano a quelle che possono essere quelle di un vino bianco, nonostante non arrivi mai all'acidità di un vino bianco. Più il chicco invece è intero, più permangono dei gusti cerealitici, di riso, a volte anche di fungo, molto complessi, e quindi avremo dei sakè più strutturati. Questo tipo di sakè è anche il tipo di sakè tradizionale che si può bere anche caldo, mentre i sakè più sbramati, quindi più lievigati, più simili al vino bianco, si servono tendenzialmente freddi. Ecco, spero di avervi dato una buona delucidazione, un po' qualche piccola nozione sul mondo del sakè, e ci vediamo alla prossima. Un saluto.